quasi. Ma non vi dico altro perché la Laura ci introduce e poi, cioè ci introduce, comincia lo spettacolo con l'introduzione. Vai. C'era una volta un mondo senza colori. Tutte le cose o erano bianche o erano nere o al limite grigine. Anche il sole era bianco sporco, mentre il cielo era di giorno bianco brillante e la sera diventava nero nero. Tutte le persone erano scure, chi più chi meno, ma quello che era peggiore era il carattere, sempre grigio. Non a tutti piaceva un mondo così, ma che potevano farci? C'era chi ricordava di aver vissuto una vita diversa, dove i colori erano tanti e la gente sorrideva. Dicevano che un tempo anche le persone erano di tanti colori, bianco, giallo, marrone, rosa, ed erano così diversi da far girare la testa. A volte non riuscivano a combinare i colori nel modo giusto, perché a ognuno piacevano sfumature diverse. Ed allora la gente si arrabbiava ed arrivava anche a litigare e a dividersi. Ognuno col colore suo! Alla fine, a forza di farsi la guerra, ci fu chi decise di dividere i colori. Tutti i rossi di là, i bianchi di qua, i marroni laggiù, i violetti, quelli dove li mettiamo? Beh, insomma, divisero le persone e tutte le cose a seconda del loro colore. All'inizio sembrò una buonissima idea e tutti erano d'accordo. Poi col tempo successe qualcosa. I colori cominciarono a sbiadire, a diventare sempre più tenui, chiari. Alla fine tutto diventò grigio. Il mondo intero era diventato in bianco e nero. Non litigava più nessuno, è vero, ma in compenso tutti erano tristi e spenti. Ma nessuno aveva la voglia né l'entusiasmo per cambiare le cose, anche perché guardavano sempre da uno stesso punto di vista il loro. Un giorno comparve nel mondo un bambino diverso, tutto colorato. Nessuno sapeva da dove venisse e come mai avesse addosso tutti quei colori. La faccia rossa, un po' scura, i capelli rossi, gli occhi azzurri, i denti bianchi, i vestiti verdi e blu. Insomma, era un arcobaleno di colori mai visti. Che paura! Era diverso! Era pericoloso! Sorrideva! Ma che cosa significava quel sorriso? Il bambino correva, giocava, parlava e raccontava bellissime storie che parlavano di mondi diversi, di animali colorati, di persone felici e tristi, allegre, preoccupate, innamorate e arrabbiate. Le sue storie non annoiavano mai e soprattutto facevano bene al cuore. Chi le ascoltava sospirava e cominciava a immaginare di che colore potesse essere il suo umore, la sua vita e quella di chi stava accanto a lui. Cominciarono allora a guardarsi intorno e a vedersi diversi. Volete conoscere queste storie? Forse anche noi potremo scoprire dei colori che non abbiamo mai visto prima. Stai giù.
bambini, non c'è nessun caso di nati, siamo tutti un po' bambini. Ogni cosa la rovescia, mi fa male un po' la testa, ma guardare la testa giù mi fa crescere di più. Ogni cosa la rovescia, mi fa male un po' la testa, ma se cadi anche tu, siamo insieme per stare in giù. Un po' di là, salto